Ragazzi, eccoci qua. Io sono appena tornata dal mare. Scusate il mio aspetto, ma sono tutta con i capelli bagnati, tutta distrutta. E tra un po' devo andare in piscina, quindi mi devo muovere. Faccio questo video al volo per mostrarvi la camera dell'hotel dove siamo a Formentera, perché me l'avete richiesto in tantissimi. Nell'altro vlog non ve l'ho mostrato perché se no veniva troppo lungo. È un hotel stupendo. Costicchia un po', però è veramente bello ed è il migliore di Formentera, veramente come posizione, come posto. Pensate, qua ci vengono tutti i VIP, c'è anche Pippo Inzaghi qui, e comunque veramente bellissimo. Qui fuori c'è la piscina, vedete, che è molto grande e poi è strutturato così. E adesso vi faccio vedere la mia stanza, che è bellissima, però devo dire che qualcosina da dire ce l'ho. Allora, con la carta si apre, ecco qua, questa è la stanza, che ovviamente è buia perché bisogna inserire la carta qui. Ho inserita la carta, ci siamo, ok, questa è la stanza, vedete, e qui c'è il bagno. Allora, vi faccio vedere prima il bagno, va? Allora, questo è il bagno, questa sono io, che ho ingoiato un'anguria intera, come mi ha detto oggi il tassista che abbiamo preso per andare, siamo andati in una spiaggia un po' distante da qua perché noi siamo a Espujol e oggi abbiamo voluto provare Ietas, Playa Ietas. Ragazzi, un casino, un caldo, ma è più, qui si sta molto meglio da noi. Poi vi faccio vedere il bagno, poi mi dite voi cosa ne pensate. Vi ho detto che è veramente un albergo abbastanza costoso ed è un albergo uno dei migliori, comunque se non il migliore, appunto a Formentera. Allora, questa è la doccia che a me personalmente piace tanto, però guardate, c'ha un difetto molto grande: questo vetro non si chiude completamente, praticamente si bagna tutto fuori, e quindi io che sono incinta devo stare attenta perché rischio di cadere. Fortunatamente ci hanno dato le ciabattine, quelle di spugna. Ok, asciugamani, tutto pulito, la pulizia è veramente top, veramente pulitissimo ed è bellissimo. Beh, io qua ho il mio arsenale di prodotti, la cosa bella è che c'ha due lavandini, vabbè, penso tutti gli alberghi, perché veramente è comodissimo. Lo specchio è anche bello, molto grande, si vede tutto. Qua ci sono tutti i miei prodotti by Carlita Shop, vedete. Questa è la pochettina Itaca con le mini taglie, queste anche sono le mini taglie che abbiamo sullo shop. Questa è una nuova marca che, ragazze, vi straconsiglio, Cosmesi Siciliana, è favolosa, l'abbiamo inserita da poco sullo shop ma sta andando fortissima perché ha dei profumi. Ad esempio questa qua è l'acqua di Zagara, un'acqua profumata, e viene in questa confezione. Sono tutte acque profumate, ma anche comunque creme corpo, anche ci sono anche solari, bagno doccia, anche prodotti per capelli, che sono buonissimi, completamente naturali e bio, a base di ingredienti della Sicilia, quindi adoro, sono veramente veramente favolosi. A parte le profumazioni che mi hanno colpito, ma anche prodotti, ad esempio questa è la crema viso opacizzante, che è ottima perché come base trucco non fa sudare, eccetera. Questa che cos'è? Ecco, questo è là il profumo, ad esempio, che è bellissimo. Già queste confezioni mi piacciono un sacco. Questo, oh mio Dio, questo qua invece è quello contro le zanzare della Saponare, il dopomuntura, che mi porto sempre dietro. Questo è il Eau de Toilette Ventu Domaru, che praticamente è tutto siciliano, appunto. Adesso entro in doccia e mi tolgo le scarpe, che abbiamo inserito anche, vedete, il bagno doccia è ottimo, mi piace un sacco questa promozione Ventu i Mari, adoro. E in onore a tutte le mie follower siciliane, adoro questi prodotti e ve li straconsiglio. E tra l'altro su carlitashop.com sono ancora scontati in offerta lancio, perché le abbiamo inserite da pochi giorni, le abbiamo già finite, le abbiamo rifornite, vabbè. Questo è fatto con nei giardini di Favignana, sempre in Sicilia, lo shampoo ed è buonissimo. Questo invece è il doccio dopo sole di Saponare. Trovate tutto su Carlita Shop. E questa maschera, raga, sempre di Cosmesi Siciliana, è ottima. Io la sto amando. La maschera ristrutturante per capelli. Sto usando questo shampoo, questa maschera, adoro. Comunque, provateli perché veramente ve ne innamorerete. Adesso me ne metto le ciabatte. Poi cos'altro abbiamo? So che voi siete curiose. Vabbè, i miei amati deodoranti apiarium, il mio amato dentifricio sbiancante al tea tree, questo è il dopo sole mio amato di Alchemilla al cocco e monoi, che uso sempre, l'acqua micellare,
Buonissima, questa strucca benissimo, Dottor Organico, torna occhi Vianek e viso, il siero lenitivo di Alchemilla, buonissimo per quando mi comunque il viso arrossato dal mare. Questo appunto protegge dalle zanzare, questo il dopo punture invece. Poi per le smaiature sempre la mia amata crema la vitamina E con la vitamina E pura. Poi, poi ho tutti i solari, altri stanno nella borsa di Dario. E come solari, Alchemilla, top, Saponaria e Cosmesi Siciliana. Sono i tre solari che ho su carletashop.com e che vi straconsiglio perché sono veramente una bomba. Questa ad esempio è la crema per il viso solare, questo è l'olio capelli spray che è anche ottimo protettivo e questo è il latte per capelli ricci che uso sempre sempre in estate, è favoloso. E questo è detergente con cui mi lavo il viso, questo è ottimo, sempre di Cosmesi Siciliana, ragazzi, è buonissimo, è cremoso ma è troppo bello perché vi lascia la pelle così morbida e pulita perché appunto è cremoso, bellissima la sensazione. Balsami labbra, questo è il balsamo labbra volumizzante proprio balsamo labbra, e questo invece è il burro cacao appunto e stick menta che anche questo è volumizzante. Poi c'ho tutti i miei trucchi, questi qua e niente, quindi tutti questi prodotti li trovate su caritashop.com. ma io mi chiedo quando viene la signora delle pulizie a pulire cosa pensa, dicevo questa si è aperta uno shop nel bagno, però non essendoci mobili, ecco un'altra cosa negativa, non sapevo dove mettere i prodotti e quindi non so voi come aveste fatto. Io ho trovato come soluzione questa qua e le ho disposti così, però è venuto bellissimo, c'ha quel tocco di Carlita, vabbè. Poi il bagno, non la lavatrice, il phon c'è, ok, tutto a posto. Chiudiamo la porta, questo albergo è fatto tutto bianco e vetro che mi piace un sacco. Qua si accendono le luci, ok, sono tutte accese. Qua c'è l'aria condizionata che si accende, adesso sta spenta, si accende e spegne, una bomba, funziona bene. Il letto con 1000 cuscini che uso tutti io perché in gravidanza dormo con 1000 cuscini perché non riesco a stare stesa. E niente, questo è molto carino, molto carina questa luce qua, per quando, vabbè, ma non funziona perché devo, aspettate, c'è qualche momento da fare, ecco, eccola qua, per truccarti, perché veramente spara proprio, la cosa che non mi piace, ecco, questo sono io, lo specchio, è che le luci sono troppo soffuse, infatti adesso apro per farvi vedere, non si può accendere una luce più forte. L'armadio secondo me è piccolissimo, cioè praticamente inesistente, perché vedete, cioè praticamente qua c'è tutta la roba mischiata, sia mia che di Dario, ma non c'è tantissimo spazio. Qua ci sono le scarpe, vedete, e meno male che non ho portato tanta roba. Qua ho messo i costumi, aspettate vi faccio vedere, però praticamente qua se non chiudi da un lato non puoi aprire dall'altro, sta cosa è scomodissima. E vedete, qua ho messo tutti i costumi e gli slip e niente, quindi poi per aprire di qua. Qua sono le altre cose di Dario e qua c'è il frigo bar, vedete? Ci sono tutte queste bottigline, sono troppo carine. Infatti queste me le vorrei comprare, sono troppo carine. Questa è tipo un'acqua di sempre di Formentera come souvenir, sono troppo carine. E comunque il frigo bar è bello, ogni giorno lo riempiono, quindi è ottimo. E niente, questa cosa è scomoda, che quindi o chiudi di qua o di là, vabbè, comunque, e l'armadio è piccolissimo, cioè tu dici un albergo così grande spendo un sacco di soldi, eppure. Allora vi faccio vedere, apro prima qua per far vedere la veduta, ok, così entra anche un po' d'aria. Mi piace tantissimo questa cosa che è tutto bianco e con il vetro, è veramente veramente favoloso, vedete, perché voi quando vi svegliate la mattina è così ed è molto molto bello, io adoro le vetrate. Qua ci sono, vabbè, tutte le nostre cosine e qua c'è la carta del menù che già abbiamo provato, il room service molto veloce, quindi approvato. Ad esempio io avevo preso la pasta, se non mi ricordo, una di queste paste, vabbè, comunque c'è anche il prosciutto iberico, vabbè. E qua cos'altro c'è? Ci sono altre carte. Ah, questa è la carta dei massaggi perché qua fanno anche i trattamenti, vedete?
massaggi, corpo, viso, eccetera, vabbè, costicchiano, però non l'ho provato il centro estetico, anche perché essendo incinta sapete che non posso fare tantissime cose, quindi non l'ho provato. E niente, questa è la vista invece da quest'altro lato. La televisione è molto bella perché è bianca, adoro. Ed è bello, è pulito, tutto bianco, mi piace un sacco, quindi questo ok. Apriamo il vetro e vi faccio vedere la vista. Qua è molto carino questo terrazzino, però ovviamente fa caldo, quindi non è che lo sfruttiamo tanto, però è molto molto carino. E lì c'è la piscina, vedete? Mi è piaciuta questa cosa. Inizialmente ho detto, ah, sarebbe stato meglio avere una camera lì, proprio sulla piscina. Poi ho pensato, sai che casino, comunque si sente il casino, invece qua siamo un po' più tranquilli, vedete? E questa è tutta l'altra parte di albergo. Lì c'è Dario che mi aspetta. Aspettate che forse lo riesco a inquadrare. È seduto sotto a uno di questi, perché ci sono sia gli ombrelloni sia invece questi, che non so se riuscite a vedere, questi quadrati sono tipo dei box con dei lettoni morbidissimi. Noi ci mettiamo là sotto e siamo freschi. E la piscina anche è molto bella, è immensa questa piscina. Infatti guardate, si sono portati anche, vedete, la ciambella a forma di cigno. E a fianco mi sa che stanno pulendo la stanza. Qui il servizio di pulizia è ottimo, veramente stanno continuamente a pulire, quindi sulla pulizia top. Niente, questa è la camera di albergo. Voi cosa ne pensate? Vi piace? Che voto dareste? Io diciamo sono molto esigente. Aspettate, metto qua così vi vedo. Io sono molto esigente per quanto riguarda. Allora, io ragazze sono molto molto esigente per quanto riguarda le camere d'albergo, soprattutto se spendo molto, giustamente voglio comunque un servizio e delle comodità. Comunque, a parte tutto, mi sono trovata abbastanza abbastanza bene, tranne queste piccole pecche che vi ho detto. Voi cosa ne pensate? Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia svelato, perché in tante tante me l'avete chiesto. Comunque scusate, mi aspetto, ma sono stanchissima, c'ho ancora tutta la crema solare e non vedo l'ora di andare in piscina, perché Dario mi sta aspettando e mi ha già scritto, si starà preoccupando, perché ho detto vado un attimo in camera, ho detto adesso lo faccio vedere alle ragazze la camera, ok, chiudo perché non so più parlare. Ah! Vi mando un bacio grande, lasciate un like al video se vi ha fatto piacere vedere questa camera di hotel. Magari una tipologia che vi posso fare anche in altri momenti, quando andiamo fuori, eccetera, per farvi vedere le strutture, perché voi spesso me lo chiedete, anche se comunque non sono video sponsorizzati, ma abbiamo pagato tutto noi, quindi ci tengo a dire questa cosa. Diciamo, concessi questa vacanza, perché tra un po' non si potrà andare più in vacanza perché avrò un pancione enorme.